Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati ad Astrologia e Spiritualità. Ciao da Stefania. E Ciao da Paolo. ciao da Maria. Grazie. Eccoci, allora, la settimana scorsa è stata una puntata speciale, abbiamo interrotto questo ciclo di puntate sui pianeti. E riprendiamo invece questa settimana con Giove, però siccome abbiamo anche un tema natale da analizzare, ti volevamo chiedere, Maria Grazia, tu da dove vuoi cominciare? Se da Giove oppure dal tema natale? Decidete voi, perché per me è la stessa cosa, non so come volete voi, mi rimetto a voi. Cominciamo dal Giove Natale. Dal Giove Certo. Natale. Ecco, cioè, praticamente è abbiamo un mix tra... Facciamo una via di No, mezzo, così non scontentiamo nessuno. fra l'altro vorrei anche dire una cosa, no? Perché siccome Giove è forza anche espansiva e espande i pianeti con i quali entra in collegamento, attualmente Giove nel Capricorno, congiunto a Saturno e a Plutone, e c'è anche Marte nel Capricorno. Quindi espande tutto il contenuto, possiamo dire, di Saturno e Plutone. Quindi Giove nel Capricorno, certo, si trova in una condizione dove sicuramente è sovrastato dalla funzione di Saturno e non è che possa in qualche modo emergere. E quindi Saturno spesso blocca, ferma, e l'unione, fra l'altro Saturno-Plutone, spesso dà vita anche a delle situazioni che sono dittatoriali, quasi di regime. Quindi pensate un attimo, questa attualmente, questo Giove cosa sta espandendo? Sta espandendo una situazione, proprio possiamo dire, oppressiva, di chiusura, quindi limitativa al massimo, dove il potere si estrinseca pienamente. Quindi in qualche modo in questo momento è stato colpito il pensare, perché c'è appunto questo martellamento di questa continua paura, terrore, il sentire, perché vengono impediti i rapporti umani e gli abbracci, il volere, perché viene impedito in qualche modo il movimento. Quindi questa configurazione, dato che Giove espande i pianeti con i quali si mette in contatto, e quindi cosa ha espanso? Espanso in questo momento è esattamente il contrario: crisi economica, limitazione, paura. Quindi tutta una condizione di isolamento. E questa è una parte rappresentativa della funzione di Giove, quindi che poi in qualche modo servirà. Giove in Capricorno, certo, non porta dovizia, non porta ricchezza, porta crisi dal punto di vista economico, quindi limitazioni grandissime, sacrifici. Quindi questo è tutto quello che porta dal punto di vista mondiale per tutti quanti, perché queste configurazioni sono in cielo per tutti noi. In più, la congiunzione Chirone-Luna Nera, che sta nel segno dell'Ariete, quindi siccome Chirone rappresenta la ferita dell'umanità, proprio il problema dell'umanità, e c'è anche un nodo che sta nel cancro, quindi in qualche maniera
la ferita proprio di quello che è la famiglia umana, collegata alla luna nera in Ariete, quindi a tutta la parte ombra, a tutto quello che sta emergendo in questo momento, dove sta venendo fuori un egoismo delle persone singole, dove vedono l'altro come l'untore, basta fare un colpo di tosse o uno starnuto, tu sei un untore, e dove possiamo dire l'Europa si è tolta la maschera e quindi non ha detto una parola, non ha diciamo verbalizzato con a parole o in atti nessuna cosa se non chiudere completamente le frontiere, quindi non dando assolutamente nessun tipo di aiuto, nessun tipo di sostegno, e quindi questa ferita grave dell'umanità che sta venendo pienamente alla luce, totalmente alla luce, quindi l'ho interpretato così un po' tutte le condizioni che si stanno verificando. Parlando di Giove, dovrei dire... Ah, intanto scusa Maria Grazia se ti interrompo, ma siccome c'è una domanda che è proprio su questo argomento, e grazie per aver spiegato queste cose intanto, perché dopo comunque ti avremmo fatto una domanda su Giove in Capricorno, e quindi già hai anticipato e hai spiegato bene questa particolare configurazione astrologica che c'è in questo periodo. Tra l'altro adesso si sta avvicinando sempre di più anche Marte, che fra poco sarà proprio congiunto a Giove, se non lo è già. Adesso non mi ricordo a quale grado è Marte in questo momento, comunque è lì, insomma, è questione di giorni. E la domanda sì, Marte sta esattamente a 14 gradi, Giove sta a 20, Saturno sta a 28 e Plutone sta a 24, e infatti c'è tutto il dispiegamento, se vogliamo vedere tutta completamente, anche di tutte le truppe, 30.000 sul confine delle nazioni che confinano con la Russia, dei militari, perché noi stiamo vivendo il coronavirus, ma c'è anche un elemento di militarizzazione americana che si presenta qua in Italia, quindi Giove che si congiunge a Marte. Eh sì, e a questo proposito c'è Andrea che chiede quando finirà questo periodo. Ma caro Andrea, qui da luglio, dalla fine di giugno ci sarà un Marte in anello di sosta, per cui sono piuttosto perplessa vedendo questi transiti. Perché ho come la percezione che questa sia la preparazione a qualcosa, cioè 7 mesi di anello di sosta di Marte in Ariete, che si congiungerà alla Luna Nera, che andrà in quadratura con tutto quello di cui prima abbiamo fatto menzione, cioè Giove, Saturno, Plutone, e non credo che non lascerà il segno. Quindi per questo a suo tempo io mi sono rifiutata di fare i transiti, perché l'astrologia per me, collegata all'antroposofia, è proprio qualcosa che mi scorre nelle vene, nel mio sangue vivente, e io ho sentito un grande dolore, un dolore profondo, e non avrei potuto prendere assolutamente in giro le persone, avrei dovuto dire: ragazzi, qui stiamo in una condizione apocalittica, di rivelazione. Quindi l'umanità adesso per degli anni, perché saranno degli anni. André Barbeau parlò chiaramente di anni difficili fino al 2025, dove l'umanità avrebbe dovuto intraprendere una grande salita e grandi prove, perché a volerla dir tutta, in qualche maniera è come un boomerang che ci è ritornato
addosso. Perché parlando dei virus, dal punto di vista antroposofico, sono delle potenze arimaniche precise che noi scateniamo in qualche maniera con il nostro atteggiamento materialistico. Quindi tutto quello che noi stiamo facendo alla natura, agli animali, ci sta tornando in qualche modo contro per queste manipolazioni che vengono fatte da questi umanoidi senza coscienza che creano queste misture virali terribili. Oltretutto, non so se vi ricordate un film molto educativo che era Ghost. Però noi siamo abituati a vedere le cose in modo astratto. Quando moriva un'anima profondamente cattiva, che in qualche modo aveva dato morte agli altri, veniva presa da queste entità oscure. Sapete che cosa sono in realtà i virus? Come prima nel Medioevo avevano paura dei fantasmi, perché credevano nei fantasmi perché erano collegati alle forze spirituali ancora. Adesso abbiamo questa paura del virus, ma il virus è in realtà un'anima profondamente cattiva che in qualche modo non ha avuto il senso di comprensione, di compassione verso l'umanità, che viene reclutata proprio da queste schiere arimaniche a diventare potenza distruttiva, virus, perché i batteri sono diversi, sono di origine luciferica, i batteri hanno pure una loro importanza, un loro beneficio nell'organismo. E quindi noi uomini cosa dovremmo fare? Attraverso l'atteggiamento di amore, il collegamento con la forza cristica, dovremmo trasformare, avere la capacità di trasformare questi virus dentro di noi. E certo il martellamento della paura, questa forma di angoscia, non ci aiuta, non aiuta assolutamente. Nel momento in cui ci addormentiamo, e questa è la cosa importante, e lasciamo sul letto il corpo fisico, il corpo eterico, l'astrale e l'io vanno nel mondo spirituale, però se una persona è immersa profondamente in un elemento materialistico, non porta dal mondo spirituale quello che può essere proprio l'elemento della forza vivificatrice, ma chiuso nella paura e nel materialismo, porterà, perché noi rigeneriamo in realtà attraverso il dormire, attraverso la dell'astrale e dell'io, rigeneriamo il nostro corpo fisico ed astrale e eterico, cosa accade? Portiamo invece informazioni di paura che andranno a scorrere nel sangue e nell'apparato nervoso. Quindi chiaramente c'è questa condizione della quale la maggior parte delle persone sono assolutamente inconsapevoli, per cui dormire, addormentarsi, no? Quando tanti anni fa si faceva la preghiera, l'esame di coscienza, cioè non riconoscere il mondo spirituale, cioè avere questa fiducia nel mondo spirituale, questo collegamento, no, con l'angelo, con i mondi delle gerarchie. Oggi ci si addormenta impauriti. Oddio, c'avrò il coronavirus, che cosa mi succederà? Pensate, pensate a questa condizione. La paura è l'esatto contrario della volontà, è l'esatto contrario del coraggio. E proprio oggi, parlando del fegato, pensate che Zeus è collegato alla funzione epatica. Quindi Giove è collegato e si manifesta nel nostro essere in molteplici funzioni, ma soprattutto ci determina il
Il coraggio per l'azione, il fegato, che è determinato proprio come organismo da Zeus, da Giove, ci dà il coraggio per l'azione, come dice Steiner, perché appunto questo è vedere l'organismo umano secondo la scienza dello spirito, che non entra assolutamente in contrasto con quella che è la definizione astrologica. Tanto che noi molto spesso, quando per dire di una persona che è una persona coraggiosa, cosa diciamo? Quella persona ha fegato. Perché chiaramente gli antichi queste cose le conoscevano, quindi collegavano la persona che aveva questo elemento del coraggio con una perfetta funzionalità del fegato. Ci siete? Sì, ci siamo, siamo qui. Allora a questo punto entriamo Nel, proprio nel vivo di Giove. sì. Quello che dice Steiner, che ha studiato Steiner a fondo, dice appunto che il fegato è l'organo che dà all'uomo il coraggio di mettere in atto un proposito. Il fegato media la trasformazione di un pensiero in un'azione concreta, perché l'elemento del pensiero è collegato alla funzione di Giove, di Zeus, che sarebbe proprio una proiezione della gerarchia dei kyriotetes, che sono appunto le forze della saggezza, che danno, per esempio, la forma saggia a tutto quello che vediamo intorno a noi, della natura, in noi stessi, pensate appunto alla saggezza che c'è nella formazione, per esempio, di un femore, di un piede, e danno appunto anche un imprinting di saggezza, per esempio, di saggezza innata per alcune specie, come avevo detto forse anche giorni fa. La rondine risponde a un imprinting saggio, del quale non è consapevole, e diciamo sverna da altre parti, va a cercare in qualche modo il sole o la primavera. Nessuno insegna all'uccello tessitore a fare il proprio nido, perché è coperto da un imprinting, cioè che c'è questo elemento della saggezza che si esprime appunto in tutti gli esseri. Nell'uomo c'è questa condizione di saggezza nella sua forma, e poi quello al quale può accedere l'uomo è l'elemento del pensiero, della saggezza attraverso lo studio. In realtà è un organo, sarebbe un organo della volontà, il fegato. Questo è quello che dà come caratterizzazione proprio Steiner. Ha a che fare quindi con la trasformazione in atto di una decisione che noi abbiamo preso. Una decisione chiaramente che è stata presa dall'io cosciente. E poiché Giove è collegato anche come padre degli dèi al corpo astrale, quindi a tutto elemento astrale, quindi questa decisione presa dall'io cosciente afferra da prima il corpo astrale, da questo il corpo eterico, e da lì estende la sua azione al corpo fisico. Diciamo, l'io dell'uomo, l'io in generale, agisce nel calore, il corpo astrale agisce nell'elemento aereo. Noi abbiamo questa immagine, infatti, di Zeus, come appunto dominatore delle nubi, quindi con in mano questo elemento del fulmine, quindi che opera nella dimensione astrale dell'aria.
E il corpo eterico agisce nell'elemento liquido, mentre il corpo fisico nell'elemento materiale e terreno. Quindi l'io non può muovere direttamente le membra, così come il sole non può levigare un ciottolo del fiume, questa è l'immagine che dà chiaramente Steiner. Ma il sole riscalda l'aria, dando inizio al ciclo dell'acqua, che si alza e ricade a terra in forma di pioggia e di torrente. L'acqua del torrente alla fine dà al ciotolo la forma arrotondata. E quindi il fegato ha la stessa identica posizione in questo ruolo. Quindi in qualche modo il fegato è un organo spugnoso, fra l'altro, di consistenza molle, che vive interamente immerso nell'elemento fluido. I liquidi che permeano gli organi, normalmente gli altri organi, sono tre. Sarebbero il sangue arterioso, il sangue venoso e la linfa. Nel fegato sono cinque, in quanto ai primi tre si aggiungono il sangue portale e la bile. La cosa particolare, per esempio, è che nella lamina dei tarocchi, che è il grande sacerdote, che sarebbe proprio collegato alla funzione di Zeus, di Giove, quindi anche con l'immagine così del pastorale in mano, corrisponde al numero 5. Quindi è come dire, proprio questi cinque fluidi, perché si aggiunge, oltre al sangue venoso, la linfa e all'arterioso, si aggiunge il sangue della vena porta e la bile. Quindi pensate, per questo i greci davano quest'immagine di Zeus come il re degli dèi, perché in effetti attraverso quello che è il sangue portale, il sangue che viene dalla vena porta, arriva tutto quello che circola anche negli altri organi. Quindi la vena porta è fondamentale e la bile si costituisce proprio all'interno del fegato. Perché quando noi mangiamo qualcosa, e qui ci viene accanto il mito, viene dato a Cronos una pietra, e quindi il principio di cristallizzazione collegato a Cronos, collegato a Saturno. Ma diversa poi è la condizione che troviamo in Zeus, perché nel momento in cui sua madre, che si chiama Rea, figlia di Gea e di Urano, e Rea significa scorrere, da cui realtà. Quindi la realtà è qualcosa che diviene, è qualcosa che scorre, poiché Cronos si era ingurgitato tutti gli altri suoi fratelli, Rea viene aiutata da sua madre Gea e da Urano e la faranno riparare in un luogo che si chiama Monte Licaion, il Monte Licona. Questo Monte Licona, prima che nascesse Zeus, era una zona profondamente arida, senza corsi d'acqua. Quindi Rea, nel momento in cui partorisce, prega sua madre e batte una roccia che si trovava sul fianco del monte Licona e dice poi: Gea, ti prego, sgravati anche tu, aiutami. E da quel momento scaturisce un corso d'acqua e da quel momento quella regione diventò una regione non più arida.
Quindi è proprio esattamente il contrario, l'elemento del liquido, l'elemento del fluire, l'elemento dell'acqua, tutto quello che nell'organismo fisico realizza la funzione del fegato. Quindi questa condizione ci rappresenta anche il fatto che noi, quando ingoiamo qualcosa, il mangiare, viene distrutto. Viene distrutto tutto, e quello per cui, il motivo per cui gli esseri umani mangiano, in realtà è perché debbono secernere succhi, debbono trasformare e tirar fuori succhi da loro stessi, e quindi uno di questi è proprio la bile. Il fegato, fra l'altro, visto poi il mito, regola l'intero bilancio idrico dell'organismo e svolge quindi con ciò una funzione generale, perché il nostro organismo chiaramente è composto per 70%, alcuni dicono addirittura 75% di acqua. E fra l'altro la sete è regolata dal fegato. E abbiamo trovato nella prima parte di questo mito proprio questo momento in cui scaturisce l'elemento dell'acqua dal Monte Licona. E come potevano in realtà i greci rappresentare una condizione di questo genere? Attraverso questa immagine bellissima. E pensate che abbiamo un punto nell'ipotalamo, che poi è collegato anche questo alla funzione di Giove, che è chiamato il centro della sete. Infatti l'acqua è l'elemento in cui si esplica totalmente l'azione delle forze formatrici di crescita. Ecco quindi perché il fegato ha una capacità di crescita e di rigenerazione al punto tale che se viene apportato anche chirurgicamente 3/4 della sua massa, riesce in qualche modo a ricostituirla, quindi ha questa capacità di rigenerazione. Ricordiamo quindi la fertilità anche di Zeus. È proprio uno degli dei che riesce a avere una fertilità straordinaria, quindi padre di vari figli che ha da ninfe, da mortali, quindi ricordiamo una delle mortali era appunto Semele, quindi lui è il padre di Dioniso, non solo, ma finirà nel suo aspetto, possiamo dire quasi femminile, e di fluidità terminerà la gestazione nella coscia dello stesso Dioniso. Quindi organo collegato all'attuazione di un intento, tutta la parte collegata al volere è proprio situata nel ventre e negli arti inferiori, e quindi nella informazione mitologica noi vediamo questa condizione, è la condizione che diventa poi la pietra di fondazione di Steiner, del padre. Quindi in qualche maniera questo elemento del padre degli dei viene appunto rappresentato in pieno. Fra l'altro il fegato è l'organo più voluminoso che noi abbiamo nella nostra cavità addominale, pensate che pesa 1,5 kg e si situa a destra sotto il diaframma, quindi è il principale organo di controllo metabolico, e quindi controllando tutto l'elemento del metabolismo, è il principale organo che controlla questo, ecco perché abbiamo questa immagine che hanno dato i greci del padre degli dei. E quindi tutto questo indica chiaramente una relazione con la sfera della volontà
che in qualche modo nella tripartizione che viene data da Steiner tra pensare, sentire e volere, viene proprio associata la volontà all'elemento del metabolismo. Quindi questa è una condizione molto importante. Fra l'altro, lì dove una persona ha una condizione di dedizione all'alcol o di dedizione alle droghe, quindi una assuefazione a tutte queste cose, il fegato ne resta profondamente compromesso. E quello che accade è che queste persone intrattengono quindi una forma di dipendenza annullando così tutte le forze di volontà. Quindi le persone che sono dipendenti da sostanze, quali appunto l'alcol, da sostanze quali le droghe, proprio perché vanno a infrangere quella che è la funzione importante del fegato come elemento volitivo, non hanno la capacità di poter smettere. Quindi questa è una condizione che dovrebbe farci in qualche modo riflettere. Fra l'altro l'organo che in qualche modo riflette quello che è la condizione del fegato è la lingua. Infatti, se vi ricordate, la lingua, spesso il medico da bambini ci faceva, ma anche da adulti, tira fuori la lingua, no? Ma che cosa significava questo tirar fuori la lingua? Perché la lingua è come considerata una sorta di postazione esterna del fegato ed è legata totalmente al processo epatico e quindi non è soltanto l'organo del gusto, ma in realtà ha una funzione molto particolare in questo senso. Quindi dobbiamo ricordare che uno dei ruoli fondamentali, importanti del fegato è proprio il metabolismo dei carboidrati. Quindi questo permette in qualche modo anche lo svolgimento delle nostre azioni, quindi sappiamo come ci sia anche bisogno nell'organismo di zuccheri. E infatti il fegato che cosa realizza anche? Proprio questo elemento della trasformazione, questo è anche molto interessante, dello zucchero. In pratica addirittura abbiamo questo mito di Prometeo che è legato all'aquila che divora il fegato, che poi però ricresce la notte. E mi piacerebbe appunto leggere proprio questa parte che ha scritto Steiner, dove dice proprio che il fegato ha questa funzione del metabolismo che si divide in funzione catabolica, che è parola che viene dal greco, da kataballein, che significa distruggere, e quindi che porta in qualche modo alla formazione della bile, e questa azione avviene normalmente di giorno. Quindi in qualche maniera c'è questa azione cosiddetta catabolica, mentre la notte abbiamo una formazione di sintesi, dove vengono, diciamo, a questo punto accumulate delle sostanze, e questa è chiamata invece una funzione anabolica. E quindi il catabolismo è in realtà qualcosa che deve agire, dato che ci sarà la formazione della bile, deve agire prevalentemente di giorno, mentre i processi di sintesi o anabolici debbono agire la notte. E quindi la crescita del fegato durante le ore notturne di Prometeo, nonostante l'aquila divorasse poi in realtà il giorno
il suo fegato è rappresentata pienamente proprio da questa condizione. Questo per dire l'importanza di quello che è il processo che nasconde in qualche modo la funzione di Zeus. Quindi di fatto la bile diventa poi, come avevo detto nelle due trasmissioni fa, entrando nella cistifellea da liquido più chiaro diventa un liquido più scuro, perché c'è questo collegamento fra l'elemento di Zeus, quindi l'intenzione e la volontà e l'attuazione della stessa volontà attraverso il processo che si realizza con la cisti biliare, che sarebbe collegata alla funzione di Marte di cui avevamo parlato proprio 2 volte fa. Voi pensate che appunto il fegato riesce a realizzare quello che è il deposito cosiddetto glicolico, quindi di tutto quello che è collegato agli zuccheri, e di fatto scioglie tutti quelli che possono essere i grassi, e quindi la sua azione è molto importante da questo punto di vista, e di fatto abbiamo anche la tendenza, per esempio, nella persona che è fortemente sottolineata, possiamo dire, dai valori gioviali di Giove, ad avere proprio questa tendenza all'accumulo, questa tendenza, quindi normalmente il gioviale lo immaginiamo sempre come una persona abbastanza robusta, come una persona anche, diciamo, ottimista nell'enneagramma. Infatti molto spesso le persone che, diciamo, riflettono a livello fisico una componente gioviale, appunto, si dice è inutile che fai le diete, perché la tendenza è proprio quella ad accumulare. Quindi diverso dal Saturnino, che invece ha una tendenza verso l'elemento della magrezza. Quindi tutto quello che può essere ricchezza, opulenza, è collegato anche alla funzione di Giove. Pensate al simbolo, per esempio, della cornucopia, che viene sempre da questo mito, perché Zeus, ormai nascosto a suo padre, in quanto se non avrebbe in qualche modo divorato come tutti gli altri suoi fratelli, è nutrito dalle ninfe che hanno questa capra che si chiama Mantea, e lui viene nutrito dal latte di questa capra. Ed ecco quindi poi il simbolo della cornucopia, perché successivamente Zeus fa in modo che la capra Mantea possa diventare una costellazione. Abbiamo in effetti la costellazione del Capricorno, e quindi con l'elemento anche del sacrificio, con l'elemento del dare, e questa capra diventa poi il simbolo del fruttificare. Quindi abbiamo sempre un elemento, possiamo dire, liquido, abbiamo sempre un elemento di vita, abbiamo sempre un elemento che sottolinea quello che è la forza di fecondità, la forza di espansione, la forza di apertura che troviamo proprio nella condizione di Zeus. E anche questa visione ottimistica, perché spesso le persone depresse, le persone chiuse, hanno spesso una disfunzione del fegato. Quindi il fegato diventava per gli antichi una fonte importantissima, tanto che addirittura i greci dicevano che la voce umana in qualche modo nasceva proprio dalla potenza del fegato, perché è collegata al coraggio. Quindi una voce flebile, una voce appunto quando siamo malati, infatti abbiamo la tendenza ad avere una
voce molto molto flebile, vediamo l'abbassamento di voce anche nelle persone anziane. Quindi o nel momento in cui proviamo un forte timore, abbiamo quindi poco coraggio, una voce che trema. Quindi questo elemento del coraggio che si esprime anche attraverso l'elemento della voce. Quindi il fegato per loro, addirittura per i greci, era un po' la sede dell'anima, quindi proprio perché l'organo del fegato è molto più importante di quello che noi si pensi. E infatti Steiner diceva che lì dove magari c'è una condizione in cui i processi del catabolismo, invece che, e quindi la formazione della bile, invece di crearsi durante il giorno, si spostano verso la notte. Beh, questo dà poi vita a forme di depressione e disturbi di volontà. Dice, se invece il processo biliare si attiva la notte, possono addirittura sopravvenire le famose coliche biliari, che si realizzano quasi sempre nelle ore serali o notturne e vengono sperimentate come un dolore intensamente cosciente, lì dove tutto questo si dovrebbe invece realizzare la notte, lì dove non c'è l'elemento della coscienza. Quindi immaginate quanto sia importante la funzione del fegato e la funzione quindi di Zeus. Ci siete? Sì, ci siamo. No, No, spero spero di di essere essere stata, stata perché bene. è difficile parlare traducendo in qualche modo dei termini tecnici. È molto difficile, non è semplice. Io cerco sempre poi di dare attraverso le immagini del mito la comprensione maggiore di tutto questo. Poi il continuo del mito, Zeus diventa grande e quindi va dal padre e obbliga il padre è brutto dirlo, rigettare fuori di se stesso tutti gli altri fratelli, e quindi abbiamo Zeus, abbiamo Poseidone, abbiamo Ade, abbiamo Estia e ognuno di loro poi. I tre rappresentativi, Zeus, Poseidone e l'altro Ade, sceglieranno per sorteggio, sceglieranno il loro regno. Il primo che viene sorteggiato, ed ecco quindi la condizione anche collegata all'elemento della fortuna, è Zeus che sceglie l'Olimpo. Il secondo è Poseidone, che sceglierà quindi l'elemento dell'acqua, e il terzo non deve scegliere, infatti Ade è colui che non sceglie. E fra l'altro c'è tutta una diatriba su questa condizione, che hanno fatto vari junghiani, quindi che si interessavano alla mitologia. Il fatto che Ade è colui che non ha scelto, quindi è colui che in qualche modo rappresenta l'elemento denso, rappresenta proprio l'elemento, possiamo dire, di profondità e di densità. Infatti proprio Plutone come pianeta è un pianeta più piccolo degli altri, ma con una densità fortissima. Quindi simbolicamente i greci hanno dato questa rappresentazione. Quindi abbiamo nell'elemento del rappresentativo di Zeus l'elemento dell'astrale, Poseidone l'elemento dell'eterico e l'elemento fisico rappresentato proprio da Plutone. Quindi immaginate in questo periodo anche quali e quanti dispiegamenti planetari ci siano, perché abbiamo un Nettuno che sta nella condizione del suo domicilio, in quanto sta in pesci,
e quindi in un elemento che gli si confà profondamente e che potrebbe essere anche l'aiutatore, per esempio, in questo periodo, perché è proprio la capacità di metamorfosi dell'essere umano, quindi il mutamento, il cambiamento dal bruco in farfalla che quasi si chiede oggi all'umanità e che diciamo è in sestile a certi aspetti che sono nel Capricorno. Quindi in qualche maniera può in qualche modo darci una mano. E invece appunto pensate questo Zeus come elemento espansivo, come elemento che va a potenziare collegamento con gli altri pianeti, come possa in questo momento espandere la funzione di Plutone e la funzione di Saturno. Quindi è anche vero che molte persone in questo periodo possono avere accesso ad un risveglio di coscienza, perché al di là di come va la condizione sociale, questa configurazione può di fatto portare a un'improvvisa caduta dei veli e quindi una visione della realtà e una urgenza proprio a far risorgere certe forze sopite all'interno di noi stessi e delle conoscenze innate che abbiamo all'interno di noi stessi e fare in qualche modo rivivere in noi il regno delle gerarchie, cioè il mondo spirituale. Quindi questa può essere poi la storia che si può delineare in quello che oggi il dramma che si sta consumando e che gli umani hanno in qualche modo richiamato perché non hanno avuto assolutamente nessun riguardo né per le forme animali, non hanno avuto nessun riguardo proprio per quello che è la terra e quindi come un boomerang queste forze distruttive dei virus in esseri profondamente materialisti e quindi non collegati alle forze divine hanno il sopravvento, perché oggi l'umano è più che altro materia, è più che altro pensiero astratto, quindi scollegato completamente da quello che dovrebbe essere il pensiero filosofico che Zeus porta con sé, in quanto è il grande pensatore dello zodiaco e questo è così che lo definisce proprio Steiner, Zeus il grande pensatore dello zodiaco. Però a differenza di Marte, che è il grande parlatore dello zodiaco e che parla e dice tutto quello che in qualche modo si realizza dal punto di vista cosmico e celeste, diversa è la condizione di Zeus, ovvero Zeus parla soltanto se in qualche modo l'individuo si mette in collegamento con lui attraverso lo studio. Quindi possiamo dire che la frase forse rappresentativa di Zeus potrebbe essere dal punto di vista del pensatore, se lo sai te lo dirò, se non lo sai non te lo dirò. Quindi rappresenta infatti che cosa? I filosofi. Rappresenta l'amore per la saggezza. Quindi rappresenta tutto l'elemento del pensare, tanto che nel dialoghi di Platone, il Fedro, viene detto che coloro che seguono il consesso di Zeus, quindi la processione di Zeus, i loro cavalli sono gli umani che hanno coltivato le anime umane, che hanno coltivato l'elemento della saggezza, l'elemento anche della compassione, o hanno sviluppato per gli altri anche questo senso giusto della compassione non sentimentalistica, ma di coloro che hanno compassione perché
sanno, studiano l'elemento vivente dell'altro. Quindi sono i curatori in qualche modo delle anime degli altri, quindi possono anche essere personificati, per esempio, in professori, in maestri, che in qualche modo non compatiscono il problema dell'altro. Non so se sapete quante volte, per esempio, i ragazzi portatori di handicap non vogliono l'elemento della compassione, ma vogliono l'elemento invece dell'entrare in empatia e di comprendere totalmente il loro stato senza un compatimento sentimentalistico sterile, ma vogliono una visione reale, oggettiva del loro stato. Quindi in qualche maniera il vero maestro è colui che si rende conto del disturbo che porta l'alunno. Non va lì a compatirlo, poverino, ma cerca in qualche modo di comprenderlo, di entrare in relazione per poter creare una condizione diversa dove si possa smuovere l'elemento volitivo e attivo della persona. Non so se mi sono spiegata. Sì, ti sei spiegata, Maria Grazia. Allora, vuoi fare Quindi una pausa? aspetta Ah, un ok, po'. no, vai allora. Pensavo Sì. che ti fossi fermata perché volevi fare una pausa, però No, no, proseguì. no, io No, io adesso mi adesso mi fermo, fermo, infatti, infatti. adesso Adesso mi mi fermo fermo, assolutamente, assolutamente, poi poi magari magari. cerco una frase molto bella di Steiner, se riesco a trovarla, che parlava proprio di questa differenza fra la compassione sterile e la vera compassione, perché si personifica anche Giove nei maestri, negli ecclesiastici che ho. Oggi, vabbè, ce ne sono alcuni che si salvano, indubbiamente, che assolvono ogni giudice che si dovrebbero mettere nei panni dell'altro, non compatendolo, ma comprendendo lo stato dell'altra persona. Ok, allora mettiamo un brano, poi ci dice anche questa frase, se riesce a trovarla. Questa che. E poi proseguiamo. Poi non so se ci saranno altre cose, probabilmente avrai altre cose da dire su Giove, quindi possiamo proseguire appunto dopo la pausa e poi dopo più tardi facciamo anche il tema Natale. Allora, come primo brano, in realtà il primo era quello che abbiamo messo proprio all'inizio, diciamo come sigla iniziale, ed era Jupiter, sempre di quel compositore inglese che avevamo messo anche la settimana scorsa, ed è Gustav Holst. Mentre invece adesso mettiamo Drops of Jupiter dei Train, un gruppo americano. Tuttora attivo, ma diciamo questa canzone è di 19 anni fa, quindi mettiamo questa, ci ritroviamo qui fra pochi minuti. Allora, eccoci qui dopo questa canzone. Tra l'altro, prima non l'ho detto, ma significa Gocce di Giove il titolo. Il testo, secondo me, è molto bello, è molto onirico, diciamo, perché racconta il viaggio, un viaggio di quest'anima attraverso la galassia. E a un certo punto dice e ti sono mancato mentre stavi cercando te stessa là fuori ed è dedicato tra l'altro dall'autore che è anche il frontman di questo gruppo la dedicò questa canzone alla madre che morì di cancro e quindi siamo di nuovo qui Maria Grazia, proseguiamo quindi con Giove. Sì, allora, questa era quello che appunto diceva Steiner, la compassione soggettiva è sentimentale, non esce dall'ambito del sentimento,
Essa non è in grado di aiutare e contiene anche una sorta di umiliazione. Per questo viene a ragione rifiutata dai portatori di handicap. Non vogliamo il vostro compatimento. E questa è un poco la risposta. La compassione obiettiva si basa sulla conoscenza dell'uomo. Genera invece nell'educatore un atteggiamento animico che agisce sull'altro con un potente effetto. Non è certo facile approfondire la conoscenza dell'uomo e sperimentarla tanto intensamente ed avere un effetto diretto sul bambino, per esempio, ma abbiamo motivo di pensare che già uno sforzo animico sincero dia qualche risultato, anche se non è stata ancora sviluppata una piena comprensione. Negli incontri di pedagogia curativa si fa a volte questa esperienza. Ci si sforza di penetrare la problematica di un bambino per prendere provvedimenti terapeutici adeguati, ma non si riesce. Si torna a casa forse delusi e rassegnati, pensando di non aver concluso niente. Ma il giorno successivo, questo bambino ci viene incontro come trasformato. È successo qualcosa che lo apre in modo nuovo all'influsso educativo. Questa è un'esperienza frequente negli istituti di pedagogia curativa. Quindi già l'intenzione, questo parlare del bambino, questo in qualche modo mettersi, non in una condizione sentimentalistica, ma proprio parlare tutti insieme, ha un effetto che si riflette poi sull'altro, quando appunto diciamo l'intenzione che poi si verbalizza. È un pensare, è una forza che viene fuori, il volere anche pensare a quel bambino, a quella situazione, a quella persona, e poi questo diventa poi, credo, realmente anche il fondamento di una vera psicoanalisi che non sia soltanto qualcosa di astratto, ma c'è proprio una trasfusione, perché c'è l'altro che in qualche modo nell'analisi junghiana, cioè proprio questo che dovrebbe in qualche maniera avvenire. E quindi io tanti anni fa ne feci l'esperienza proprio con questo mio terapeuta che veniva dalla diretta scuola di Jung e che poi diciamo, intrapreso gli studi di antroposofia, quindi in qualche maniera veniva trasfuso qualcosa, e quindi questa dovremmo, diciamo, ogni medico dovrebbe ricordarsi una condizione di questo genere. Certo, oggi per esempio ci sono dei medici che stanno trasfondendo la loro forza, la loro energia, che è di amore, verso persone che sono malate, perché c'è da dire anche questo, perché esistono dei medici davanti ai quali uno deve, diciamo, provare una forma di grande rispetto. Non ci sono soltanto i medici che sfruttano, ma esistono proprio le persone che fanno una missione della loro professione, quindi questo lo possiamo vedere chiaramente collegato a una funzione di Giove. Poi Giove sottende la famosa pituitaria posteriore, il corpo pituitario, che è conosciuto come ipofisi, pituitaria anteriore e posteriore, l'anteriore sotto la funzione di Saturno, la posteriore sotto la funzione di Giove, quindi poi influenza tutta la parte collegata alla sete, no? Dell'ipotalamo. Però questa sete, per esempio, diventa poi, per un altro verso, una sete diversa, che è la sete di conoscenza. E lì dove noi diciamo normalmente, non diciamo ho fame, ma diciamo ho sete di conoscenza, perché identifichiamo l'elemento della saggezza come una fonte. Noi diciamo quella persona una fonte di conoscenza. Quindi questo elemento della fonte, questo elemento di quest'acqua che scaturisce da questo monte Licona,
diventa poi quindi l'abbeverarsi alla fonte della conoscenza, che poi diventa, in senso cristico, la fonte battesimale, quindi in qualche maniera diventa poi la conoscenza più alta, trasfusa attraverso l'elemento cristico. Quindi i greci hanno, come avevo detto già qualche volta fa, hanno preparato la via al cristianesimo, quindi in qualche maniera attraverso tutta l'iniziazione dei misteri antichi si è preparata questa strada. Per cui la sete di conoscere è qualcosa che molte anime hanno. Allora, in quel senso, lì dove una persona avverte questa sete di conoscenza, allora Giove risponde. Quindi, in qualche maniera, a quel punto, se chiamato, se cercato, Giove risponde e quindi è pronto a dare il suo insegnamento. Per quanto riguarda la pituitaria posteriore, abbiamo qui quindi l'armonizzazione attraverso l'elemento di Giove di tutte le ghiandole, mentre il limite, come poi tratteremo la prossima volta, viene dato dall'elemento di Saturno, il limite dell'opera di ognuno, e quindi invece Giove crea proprio questo elemento dell'armonizzazione e tende, come poi nel mito si vede, a dirimere, quindi a mettere in sintonia l'opera di tutti gli organi, l'opera in qualche modo di tutte le ghiandole, quindi ha una portata estremamente fondamentale. Quindi questa condizione che sempre lui a dirimere le contese degli dèi, noi dobbiamo vederlo proprio un qualcosa che si realizza nel nostro organismo. Quindi lui è colui che dirime tutte le contese, quindi smussa in qualche maniera gli angoli. Quindi abbiamo questo processo, fra l'altro, di accoglimento, perché è un processo espansivo di accoglimento che ci dà questo elemento della comprensione, questo elemento della compassione che non è sentimentalistica e dà quindi questa possibilità anche di accogliere il pensiero dell'altro, quindi non emettendo immediatamente il giudizio, cioè questo non lo accetto perché non fa parte di quello che in qualche modo sono i miei principi, mentre appunto è importante questo elemento di apertura e di comprensione dell'altro, quindi di collegarsi al pensiero dell'altro che può in qualche modo darmi un arricchimento, quindi attraverso la socializzazione, perché l'elemento di Giove è un elemento che mette in collegamento gli esseri, attraverso questi ho la possibilità di entrare in contatto con punti di vista diversi che non possono che arricchirmi. Quindi senza mettere forme di barriere o di esclusione. Quindi questo elemento bello dell'apertura, infatti Giove ha poi il suo domicilio dove? Nel Sagittario, che è proprio il segno collegato al lontano, al viaggio, alla filosofia, nei Pesci, dove c'è l'elemento proprio del fluire, dove c'è l'elemento dell'attrazione. Formazione. Con Giove abbiamo anche l'elemento dell'accettazione, quindi accettare le condizioni che l'incarnazione mi ha dato, le condizioni che in questo momento mi ritrovo nell'elemento nella società, predisposte dalla società, accettarle, quindi e non entrare in una forma di disperazione, perché veramente la persona gioviale è la persona che in effetti non perde mai il collegamento con la grazia cosmica. Quindi
E questa è la più grande fortuna, proprio avere questo elemento di fiducia. La fiducia è proprio collegata all'elemento di Giove, tanto che quando ci sono i transiti di Giove può anche accadere che a una persona capiti qualcosa che possa portarla ad avere uno shock, però sarà il modo in cui vivrà questa cosa, perché quando c'è il transito di Giove si avverte che si ha la capacità di drammatizzare, di accettare di più, perché Giove è sempre considerato un po' Babbo Natale dello zodiaco, ma le cose che dà sono valori interiori, dà una grande stabilità, cioè dà una grande capacità proprio di essere presenti a se stessi, con una forma di apertura verso gli altri, si ha più voglia di stare in mezzo agli altri, di essere collegati agli altri e di acquisire anche informazioni dagli altri, perché lo vediamo adesso con questo virus, quanto siamo tutti interconnessi, quanto siamo tutti collegati, e questa è proprio la funzione di Giove, in realtà siamo tutti profondamente collegati. E questa è una cosa anche interessante da notare in questo periodo, in questo momento. Quindi, infatti, molte persone stanno facendo qualcosa di particolare in questo momento, stanno facendo meditazione e preghiere, cioè collegandosi, prendendo un nutrimento sovrasostanziale, chiedendo proprio aiuto e sostegno dal mondo spirituale per l'evoluzione dell'umanità. E quindi questa condizione che sta accadendo adesso mi fa molto pensare, l'avevo detto varie volte, ma qui credo che come ripetizione ci stia bene, a questa frase che Goethe fa dire a Mefistofele: io opero il male che si trasforma in bene. E quindi potremmo vedere anche qua una funzione di Giove. Quindi in qualche maniera lì dove anche attraverso un elemento di difficoltà acquisisco e lavoro su me stessa acquisendo delle informazioni di me, senza entrare poi in forme di imbarazzo disperatorio, è qualcosa che arricchisce comunque. Quindi la capacità di sapere in effetti ricevere un dono anche dal momento più difficile. Quindi in qualche maniera siamo spesso noi che non vediamo i doni che ci vengono dati, che non sono quelli appunto che puoi pesare, misurare, scartare, è qualcosa di interiore, è qualcosa di molto più profondo. Ci siete? Sì, ci siamo. Ci okay, sono allora, delle domande per caso? Sì, infatti, allora, intanto... Ci mancherà sempre la domanda di Luca. Sì, ma infatti penso che ci penseremo chissà sempre. Chissà quale domanda avrebbe... fatto, guarda. Vabbè. Eh sì, lui poi che era anche oltretutto molto interessato alla mitologia, come avevamo detto la volta scorsa, sicuramente avrebbe fatto una domanda interessante su Giove anche dal punto di vista mitologico. Tra l'altro l'apertura dell'Odissea è proprio una domanda che fa Atena a suo padre Giove. Dice: come? Di quell'uomo di multiforme ingegno dotato, che sta sbattuto tra i flutti del mare, e voi non vi siete assolutamente occupati, e lo dice a suo padre Zeus, e Zeus fa: no, non è così, perché noi comunque ci occuperemo di lui e non è vero che l'abbiamo dimenticato. E questa è l'apertura dell'Odissea. Eh sì, allora...
Leggo un po', anzi, ci sono un po' di saluti, li salutiamo tutti, vado in ordine. Pietro, Gabriella, Ileni, Andrea, Paola, Anuranda, Monica, che dice che almeno per colpa di questo coronavirus può ascoltarci in diretta e che ci manda un fortissimo abbraccio virtuale, ma vero. Anche a te, Monica, ovviamente ricambiamo. E poi Sicuramente. Andrea che aveva già fatto la domanda iniziale quando finirà questo periodo e che ti aveva ringraziato per la spiegazione di prima e dice: spiegato così da Maria Grazia è meraviglioso, molto meglio sapere e capire il periodo in cui siamo che vivere in maniera inconsapevole. Sì, sono d'accordo, Andrea. E Grazie Andrea. poi Avremo abbiamo. bisogno di essere molto centrati. Sì, poi abbiamo Mirko che ci ascolta in diretta per la prima volta e poi adesso leggo una sua domanda, proprio finisco di leggere tutti gli altri commenti degli altri e poi leggiamo proprio questa domanda di Mirko. E poi c'è Giada che riguardo a Giove, a questo ottimismo delle persone gioviali di cui hai appena parlato, dice: cacchio, sono io, anche se mi cade un armadio in testa. Sì, ti capisco perché anch'io sono un po' così, non a caso sono Sagittario che è governato appunto da Giove, quindi anch'io ce l'ho questa caratteristica. E poi di nuovo Paola che dice: benedetto Giove, ti adoro, sei il mio faro, grazie Giove. E poi appunto abbiamo, poi c'è anche adesso vedo una domanda di Andrea, fra poco leggiamo anche quella, e Mirko invece ti chiedeva riguardo al discorso che hai fatto prima sul fegato. Allora lui ti chiede. Che cosa ne dice, cosa ne pensiamo, ma diciamo la domanda la rivolgiamo principalmente a te, Maria Grazia, di trattamenti come il lavaggio epatico, consigliato da omeopati tipo Andreas Moritz e in generale della quasi totale scomparsa di questi rimedi tradizionali per il mantenimento della salute del nostro corpo fisico. Ma io, guarda, chiaramente non sono un medico, per cui direi, credo che queste cose vadano soppesate, perché prima di entrare a disturbare una condizione dall'esterno, si prova il più possibile con rimedi omeopatici. Per esempio, io consiglio sempre la medicina antroposofica, dove appunto il disturbo dell'organo è rappresentato da una difficoltà dell'essere umano, quindi una difficoltà incarnativa. Per cui prima di arrivare ad una cosa del genere, che potrebbe essere piuttosto invasiva, provare prima con altri rimedi. Però io appunto non sono un medico, quindi non voglio diciamo entrare in zone che sono proprio proprie dei medici. Io posso dire di magari provare ad andare da un medico omeopata, antroposofo, perché loro guardano quale sia la difficoltà incarnativa dell'anima, quindi quali siano le cose che possono controbilanciare questa condizione. Per cui, poi per il resto, certo, i rimedi antichi erano i migliori, oggi ci avvelenano con tutto quello, pensate cosa significhi prendere antibiotici, prendere medicine terribili, ma anche i gastroprotettori che sono terrificanti e poi spesso portano anche all'Alzheimer, quindi quando uno magari potrebbe usare l'argilla, in qualche maniera capire perché non va bene una condizione di questo genere, cioè nel processo incarnativo c'è una difficoltà.
Allora, poi invece c'è un'altra domanda, sempre appunto di Andrea su Giove, e dice: ma potrebbe essere questo un periodo in cui Giove riveli regole buone e ferree? Ad esempio, lui fa questi esempi: lo scoperchiamento di pratiche nascoste o della pedofilia. Beh, questo sicuramente, perché c'è proprio questo è un periodo di rivelazione di tutto quello che c'è dal punto di vista dei poteri occulti e delle distorsioni, chiaramente. Sta venendo fuori tutto quanto. E anche la rivelazione, anche per dire questo esercito, no, che metteranno. Noi siamo una colonia. Noi siamo una colonia dell'America e quindi è inutile dirlo, non è che siano stati troppo contenti di quello che era stato l'accordo della Via della Seta. È come dire, voi vi siete, avete fatto questo atto non tenendo conto di noi, quindi di fatto dovremmo un attimo riflettere su questa condizione. Poi staremo a vedere perché qui si sta preparando uno scenario che si svilupperà pienamente fra qualche tempo, quindi da giugno in poi, da fine giugno in poi, staremo a vedere quello che accadrà, con una visione che deve essere filosofica, quindi questo non significa che non si debba prendere posizione, perché una cosa per esempio che diceva Steiner era che non era che si deve restare inermi, bisogna anche passare giustamente all'azione. Per cui certo c'è proprio una rivelazione totale anche di quanto per esempio la stessa Chiesa faccia degli interessi che non sono più quelli delle persone, ma delle potenze arimaniche. Quindi io infatti non sono cattolica, sono cristiana, essendo antroposofa, e diciamo oggi c'è il potere temporale che ormai non è più un potere spirituale, è soltanto il potere del tempo, il potere quindi del denaro e della potenza, ma non c'è più molto di cristico nella stessa Chiesa, quindi qui si stanno rivelando tante situazioni. Sì, tra l'altro, prima nella lettura di questa domanda barra considerazione di Andrea, non avevo letto l'ultima parte, infatti lui faceva riferimento anche a questi soldati americani in arrivo e diciamo la conclusione della domanda, però è la stessa cosa praticamente che hai detto tu, che lui diceva potrebbero far parte di un piano di un ritorno a un mondo più giusto. Poi abbiamo Mirko, sempre sul fegato, ci sono altri due commenti di Mirko che risponde: ritrovare un equilibrio, una pace espansiva e ottimistica. La chimica delle relazioni armoniche è sicuramente il miglior metodo per non rodersi il fegato. Completamente d'accordo, dice Mirko. E poi invece Gabriella, non so se a questa domanda potrai rispondere, però io te la faccio lo stesso perché ce l'ha mandata appunto Gabriella. E Gabriella chiede perché in passato associavano il sapore amaro di un cibo ad un beneficio per il fegato? Mi viene in mente il famoso carciofo, dice Gabriella. Sì, perché a volte era così. Diciamo, il componente del carciofo faceva bene al fegato per certi versi, e poi l'amarezza, perché parliamoci chiaro, cosa decerne il fegato? La bile. E quindi quando uno dice verde di bile, a volte è il simili tipo un similimum, quindi in qualche modo con la cosa simile contrasti la condizione. A volte le erbe erano curative
ma erano profondamente amare. E di fatto io mi ricordo, c'era una bevanda con le erbe che si faceva mia madre e poi la metteva nella bottiglia della Coca-Cola e aveva lo stesso colore della Coca-Cola. Un mio amico si sbagliò, aprì il frigo e era amara e cominciò a urlare, mi sono avvelenato. Chiaramente oggi quando prendi gli antibiotici sono tutti dolci e fanno schifo e ti distruggono, mentre quell'elemento amaro poteva in effetti, poteva di fatto aiutarti. Infatti molto spesso quando ci sono disturbi al fegato si ha la bocca amara, cioè si tende ad avere la bocca amara, proprio il fegato che secerne l'elemento glicolico, quindi che in qualche modo ha il deposito, un deposito di zuccheri, in qualche maniera poi va nell'opposto, viene l'amarezza quando non funziona. Quindi questa condizione è interessante e a volte sì, proprio tutte le erbe, sì, ci puoi mettere il miele, però normalmente la cura con le erbe normalmente spesso sono amare e non hanno, diciamo, un gusto al palato particolarmente buono. Ok, allora, per adesso, almeno su questa prima parte, le domande sono finite. Poi, ovviamente, se arriveranno, le leggeremo anche dopo. Io adesso metterei un altro brevissimo brano, dura solo 3 minuti, giusto per dare uno stacco tra questa prima parte, appunto, e quella che adesso affronteremo, che è il tema Natale, di questa nostra ascoltatrice. Quindi ci risentiamo fra pochissimi minuti. Jupiter degli Earth, Wind and Fire. Allora, eccoci di nuovo qui. Allora, a questo punto passiamo al tema Natale di questa nostra ascoltatrice che chiameremo Anna. Un nome di fantasia. Non credo che lei interverrà in diretta perché di solito ascolta i podcast, quindi non credo che sia presente in questo momento. Però comunque lei già ci aveva scritto alcune cose, alcuni messaggi nei giorni scorsi e diciamo che ha avuto una vita molto, molto difficile, soprattutto per il fatto che si è in qualche modo autocastrata su quelli che erano alcuni suoi interessi, alcune sue attitudini. E mi ha colpito perché dice: leggo soltanto un paio di sue frasi e poi lascio subito la parola a Maria Grazia, che passa subito proprio al tema Natale. Però leggo queste frasi giusto per far capire un po' il contesto e perché richiede questa analisi del tema Natale. Allora lei dice: il dolore che fin da piccola ho vissuto in famiglia mi spingeva a cercare la spiegazione nelle stelle. Poi ho come la sensazione di aver sprecato la mia vita e le mie capacità e cerco una spiegazione a questo. Poi dice, soltanto questo leggo, sorvolando sulle innumerevoli difficoltà che ho riscontrato in ogni settore, mi sento esausta e mi chiedo se ci sia una spiegazione karmica o altro. E a questo punto, faccio parlare te, Maria Grazia. Beh, dunque, dal punto di vista karmico, potrei dire ad Anna di non considerare soltanto questa vita, perché questo è il nostro errore, ma di considerare la serie di vite dalle quali è venuta e quelle che si costruirà, perché ne abbiamo ognuno di noi, come dice Steiner, 70 vite ancora, ognuno di noi davanti. Quindi prima che finisca l'incarnazione chiamata Terra e si possa realizzare il pralaya e poi l'incarnazione successiva che si chiamerà Giove.
Quindi di non cadere in questa immagine come prima cosa. E lei è un Capricorno con ascendente Vergine, fra l'altro vorrei dire ad Anna che ha un grande trigono di terra, quindi con il nodo, con Plutone e con il Sole, e questa è una cosa molto importante perché lei sarà comunque aiutata e sostenuta da una forza più grande, infatti il suo risveglio, guarda caso, è avvenuto proprio attraverso il transito importante di Plutone, perché Plutone che lei ha sull'ascendente congiunta ad Urano, in qualche modo quindi anche Urano in trigono al suo Sole, diciamo sottendono a un grande trigono. Quindi tutti i passaggi per lei di Plutone saranno rivivificatori e quindi apportatori di un risveglio, quindi questo risveglio che lei nel messaggio che ci ha mandato ha detto di percepire da un po' di tempo. E questo perché c'è stato questo potenziamento di questo grande trigono dove c'è un nodo nord che è nell'elemento del toro. E chiaramente questa, la condizione che lei l'ha bloccata è stata proprio quella collegata alla Luna, perché lei ha una Luna in quarta casa, infatti un po' la difficoltà anche ad evincersi dalla famiglia veniva proprio da questo grande collegamento, Luna in quarta, quadrata a Plutone-Urano. Quindi in qualche modo questa quadratura, la quadratura di Plutone, la quadratura di Urano, Urano rappresenta l'elemento della libertà, è stata condizionata fortemente dall'elemento della Luna. E se nella Luna noi dobbiamo vedere, come dice Steiner, l'incarnazione precedente, lei aveva, si vede, un pareggio karmico da dover equilibrare o ha scelto proprio questi genitori o questa famiglia come allenamento per tirar fuori la sua libertà. Quindi Plutone quadrata alla Luna, per esempio, una tentata spersonalizzazione da parte di quelli che sono i familiari e il condizionamento che arriva dalla famiglia, un Urano quadrata alla Luna e l'impedimento alla propria libertà. Quindi, essendo lei, avendo lei l'ascendente in Vergine, si è messa molto nel servizio agli altri, in questo caso rappresentati dalla sua famiglia, ed ha avuto un ruolo anche importante questo Marte in Bilancia quadrato a Mercurio e quadrato al Sole. Quindi molto spesso un'azione che invece di svolgersi come volontà attiva diventa invece un automassacro, quindi può accadere questa cosa. Però io vorrei, è chiaro che se non c'è l'accettazione, in questo momento lei ha il transito di Giove, ha il transito anche di Plutone e di Saturno, quindi dovrebbe realizzarsi proprio lei questa accettazione di quello che è stato il suo destino e probabilmente adesso è in una condizione di risveglio e quindi di opportunità. Non è importante quando accade, ma è importante che accada. Quindi, per certi versi si può ritenere fortunata perché è come se si fosse svegliata da un sonno. Sai, io non mi sento nemmeno di dire avresti dovuto prendere e lasciare la tua famiglia, avere questo coraggio, però una cosa che posso dire a lei è di non attivare dei sensi di colpa che questa famiglia vuole in qualche modo immettere dentro di lei, perché lei adesso sta avvicinandosi a un discorso di lavoro. Fa meditazione, yoga e loro dicono che non sta facendo più niente, quindi lei non si deve assolutamente considerare la Cenerentola della famiglia, perché purtroppo le famiglie spesso sono una grande maledizione, se uno non nasce in una famiglia dove ci sono dei genitori che siano, non dico risvegliati, ma almeno
un attimo meno assopiti. Quindi in questo senso lei deve proprio lavorare a tagliare questo cordone ombelicale. D'altra parte è un capricorno, questo sarebbe stato un po' anche la sua missione, è quella di non essere dipendente dalla famiglia di origine. Ma come prima cosa deve lei non immettere queste forme pensiero che loro vogliono immettere all'interno di lei stessa, perché oltretutto ha pure un bellissimo Mercurio, cioè un Mercurio nel Capricorno, e quindi ha una capacità pensante giusta, deve credere di più in qualche modo in se stessa. Questa luna, se vogliamo con la luna in quarto, a rappresentare la famiglia, questa luna è quadrata a Plutone, quadrata ad Urano, quadrata a Saturno e quadrata a Chirone. Quindi in qualche maniera la famiglia sarebbe stata per lei il punto veramente più problematico che l'ha anche condizionata in quello che poteva essere anche una sua vita di relazione di coppia, perché c'è un Saturno in settima, un Chirone in settima casa. Quindi questo è, avendo lei oggi preso e capito, avendo lei necessità e sete di qualcosa di più, prima parlavamo appunto della sete, non deve assolutamente farsi condizionare da quello che dicono i familiari, perché chiaramente è una forma di grandissimo egoismo e a volte uno non se l'aspetta. Non se l'aspetta dai propri genitori, da chi ti sta intorno. Quindi in qualche maniera oggi è lei che deve in qualche modo riguadagnarsi il suo spazio, perché l'immagine di Saturno rappresentata, che è il pianeta rappresentativo del Capricorno, e oggi lei ha anche questo Saturno sul Sole, è un pianeta che ha intorno un anello che rappresenta il proprio spazio sacro. Quindi in qualche maniera lei deve ricordarsi di se stessa, quindi anche non immettere questo convincimento, perché quando ha scritto che ora dicono che non fa più niente perché ha altri interessi, io mi chiedo se lei possa avere la forza di piano piano staccarsi in qualche modo da questo mondo familiare che l'ha così risucchiata, per essere veramente se stessa, per vivere veramente la sua vita, perché ora è un punto di svolta, in quanto sta veramente in una forma di rinnovamento con questo transito di Saturno, con questo Nettuno, che oltretutto genera l'elemento del cambiamento, della metamorfosi, un Nettuno nei pesci che sta transitando attualmente, che è in trigono, Nettuno che è in Scorpione, in se al suo sole, quindi anche questo è un momento molto importante per lei, quindi deve riuscire proprio ad avere il coraggio della metamorfosi, della trasformazione da bruco in farfalla. Quindi questo è un momento ottimo perché possa avvenire questa condizione. Quindi non deve perdere questo momento. È chiaro che la stanchezza, quando in effetti noi ci carichiamo di pesi che sono anche degli altri e li assumiamo all'interno, non è una cosa buona. Da una parte deve accettare il fatto che karmicamente le forze di volontà, questo Marte già in bilancia, è chiaro che è un Marte che si trova in una condizione di esilio, e dall'altra parte con la quadratura di Marte a Mercurio e al Sole, quindi è chiaro che il suo io e le sue relazioni ne hanno in qualche modo risentito. Sicuramente anche parte importante in questo momento sta avendo quest'Urano nel Toro, quadrato alla sua Venere in Acquario e quadrato al suo Giove. Quindi è come dire, è un momento di scossa.
è un momento in cui deve veramente pensare a se stessa anche in termini di donna, della sua parte femminile, quindi non soltanto nel ruolo di figlia o nel ruolo di nipote, dato che ha assistito pure la zia per tanti anni. Quindi adesso adesso mi dà l'impressione, avendo compreso certe cose, che tutto sta a lei. Quindi se dovessi darle un consiglio, però ecco, mi sento soltanto di suggerire di cominciare proprio a vivere al di là di quello che può essere solo il mondo familiare, se fosse possibile per lei proprio o andare a vivere da sola o in qualche modo strutturare la sua vita uscendo fuori da questa condizione così di sensi di colpa, questa condizione di doversi sentire in qualche modo suddita delle necessità degli altri, perché è importante che lei possa oggi ascoltare anche le sue necessità. Quindi è chiaro che se io mi trovo in un ambiente dove gli altri sono profondamente ignoranti, è chiaro che cercherò in qualche modo di trasformare qualcosa della mia vita, quindi di non perdere questa occasione collegata al passaggio anche di Giove, collegata al passaggio di Plutone, quindi il risveglio profondo della sua energia, della sua libido, della sua parte creativa, perché la libido non la dobbiamo immaginare soltanto collegata alla sessualità, ma proprio ad una forma di creatività, una forma proprio attiva, quindi qui c'è proprio una rivoluzione in atto e fra l'altro credo che quando ci sarà questo anello di sosta che inizia fra pochi giorni ad aprile, di Venere nei Gemelli, a lei si metterà in trigono al suo Marte e prima andrà in trigono alla sua stessa Venere, quindi in qualche modo possa esserci sul Medium Celi, starà per parecchio tempo sul suo mezzogiorno, possa esserci per lei proprio questa rivincita di tutta la sua parte femminile, di tutto il suo sentire che non deve essere assolutamente compresso e depresso. Questo Giove opposto alla Venere, che lei ha di base, spesso dà la sindrome proprio della principessa consorte, cioè della persona che non tiene conto del proprio sentire, ma mette i bisogni degli altri davanti ai suoi. Quindi quando è troppo, come si dice, il troppo stroppia, quindi Venere è pure il senso della misura, quindi in qualche maniera certo che lei oggi è stanca, perché ha negato delle parti di se stessa, però al di là di quello che può essere il karma precedente, qui non si fa un discorso devi scontare qualcosa, questo è assurdo, perché il momento in cui a lei è arrivata proprio questa necessità di abbeverarsi ad altre cose che non siano soltanto quelle che gli arrivavano dalla famiglia, quindi significa che c'è stata quindi tutta un'elaborazione, tutta una fase di giusta di comprensione. Per cui ora sta veramente, il gioco è in mano a lei. L'interesse per l'astrologia, ma certo che una persona che ha un segno zodiacale che è collegato alla funzione di Urano può avere questo interesse per l'astrologia. Quindi il fatto che lei abbia avuto sempre questa impressione riguardo alle stelle, le stelle sono popolate da anime, sono popolate da spiriti. Quindi era come un'ispirazione che è arrivata dal mondo stellare, ma ci sarà un qualcosa di diverso. Perché? Per quale motivo? Poi il motivo stesso è anche per affrontare delle paure e delle pietrificazioni che abbiamo nelle forze di volontà che dobbiamo trasformare. Quindi per lei potrebbe essere proprio la prova a diventare attiva, meno acquiescente, meno passiva e quindi di ascoltare
i propri bisogni. Lei ha pure la luna nera, che è all'inizio dell'Ariete, quadrata alla luna. Quindi, oltre che una spersonalizzazione, lei deve proprio resettare completamente tutti i modelli che sono arrivati del femminile dalla sua famiglia. Quindi l'aspetto ombra, questa condizione proprio in questo momento anche di risveglio, è data dalla coincidenza del ritorno della luna nera su se stessa e insieme l'elemento di Chirone, cioè come se Chirone, come ferita, le stesse facendo vedere, guarda che cosa in qualche modo hai permesso che ti possa essere stato fatto, perché c'è sempre un nostro permettere, o per debolezza, o perché non crediamo in noi stessi. Quindi è chiaro che lei forse dall'ambiente familiare, mi viene da dire questo, può aver preso molto poco, perché molto spesso lì dove non per colpa, ma perché le persone magari vivono in una dimensione di chiusura, di ristrettezza mentale, possono dare pochi strumenti magari al figlio o alla figlia. Quindi in questo caso, anzi lei è pure da considerarsi una persona che era ispirata da qualcosa che in famiglia non poteva assolutamente trovare, perché mi ha detto guai in famiglia, ha scritto a parlare di astrologia, di altre cose, quindi c'è una chiusura reale molto, molto forte. Per cui le direi un attimo di non stare ad ascoltare queste voci, di non deprimersi, perché se io vivo fra l'altro in una condizione tossica dove la famiglia invece di essere vicino a me per una mia evoluzione mi bastona costantemente, è chiaro che alla fine uno ha una forma di stanchezza. Quindi tutto questo si vede dai transiti e forse lei deve attivare le forze di volontà. Comunque mi piacerebbe sentire cosa dice Paolo. Allora, io, guarda, di questo tema la prima cosa che mi ha colpito è il fatto che la lettrice è del 67, quindi è di quegli anni in cui 67, 65, 66, in cui c'era la congiunzione di Plutone-Urano. E per molto tempo questo Plutone-Urano è stato opposto a Saturno, è una posizione che ho anch'io e l'ho osservata in tutti i nati di questi anni. E crea una situazione veramente di stallo nella vita, dovunque sia questa congiunzione. Io ce l'ho in decima casa, e in decima casa porta dei casini a livello lavorativi, professionali, quindi con alti e bassi, in altalena, eccetera. Che ne so, avendocela in settima, si hanno dei rapporti di coppia, cioè proprio disastrosi, insomma, e così via. Quindi tutti hanno questa congiunzione con questa opposizione a Saturno da qualche parte su un asse di case che può essere la prima settima, la seconda ottava, la terza nona, eccetera, però comunque ci deve essere. Quando è in prima casa, ho visto che questa congiunzione è particolarmente potente, qui da una parte dà una personalità fortissima, però potenziale. Nel senso che è una personalità fortissima, ma con delle opposizioni altrettanto forti che spesso impediscono di liberare questa personalità. E poi lei non ha solo questa opposizione, ma ha anche poi un'opposizione Venere-Giove, ha questa quadratura di cui avevi parlato prima tra Luna e Plutone, eccetera. Quindi ha una serie di posizioni veramente difficili. Allo stesso tempo, però, questo Plutone-Urano in prima casa dona una potenza alla personalità che è straordinaria una volta che sia liberata da questa opposizione, cioè una volta che uno abbia fatto un percorso spirituale per sciogliere alcuni dei nodi e per liberare alcune delle energie presenti nel proprio tema, quindi dentro se stesso, ecco che si ritrova una personalità
dirompente, perché un Plutone-Urano in prima casa, se non avesse Saturno in opposizione, sarebbe una personalità in grado di sfondare qualsiasi muro, è in grado di ottenere qualsiasi risultato lei voglia. Purtroppo c'è questo Saturno in opposizione. Quindi che bisogna fare? Bisogna fare un lavoro su se stessi per sbloccare alcuni nodi energetici, chiamiamoli così. E guarda caso il nodo nord, il suo nodo lunare, che rappresenta lo scopo della vita di una persona, sta in nona casa. Quindi la nona casa è la casa della religione, della filosofia, della spiritualità. Quindi, come dire, guarda che tu devi lavorare su questo, cioè devi trovare una tua strada spirituale. Una volta trovata, a quel punto tutta la vita si sblocca, anche perché ha questo potere di questo Plutone Urano in prima casa che è talmente forte che una volta sbloccato quello è come se si sbloccasse un po' quasi tutto. C'è ovviamente appunto un lungo lavoro da fare, certo, però credo che l'abbia capito perché ci ha scritto esattamente queste cose, insomma, sta cercando di Sì. fare un percorso spirituale, sia pure con delle opposizioni da parte della famiglia, cioè da quella quadratura Luna-Plutone di cui abbiamo parlato prima. E sì, capisco anche che uno dice all'età che c'ho, sì, ma guarda, purtroppo tutti i nati di quegli anni hanno più o meno problematiche analoghe date da questa congiunzione terribile, perché è una congiunzione da una parte potentissima, però con questo blocco di Saturno alla base, che c'ho anch'io, quindi è per questo che lo conosco bene, e dà questa sensazione che uno non abbia mai fatto nella vita quello che avrebbe potuto fare, dà una sensazione di ritardo, è una sensazione che c'ho anch'io, quindi ecco perché c'ho solo 2 anni di meno, ma c'ho questa sensazione che tutto mi sia arrivato in ritardo nella vita e con una fatica della Madonna, con una serie di problematiche, di difficoltà, eccetera, che ci ho messo anni per capire effettivamente, e poi l'ho capito con lo studio dell'astrologia soprattutto, perché vedevo che la mia situazione lavorativa, professionale, era talmente caotica che le spiegazioni degli astrologi tradizionali non mi bastavano. E quindi l'ho dovuta capire da me, ecco perché quindi questa posizione astrologica io la capisco molto bene, c'è una sensazione molto brutta dentro, però vorrei rassicurare la nostra lettrice sul fatto che ognuno ha le sue difficoltà. Quello che a me ha donato l'astrologia è quello di vedere che noi abbiamo le nostre, conosciamo le nostre difficoltà, non conosciamo quelle degli altri. Talvolta questi altri sembra che abbiano una vita che va tutto liscio, e non abbiano avuto ostacoli, per esempio, nel lavoro o nei rapporti sentimentali, eccetera, ma non è proprio così. Spesso l'ostacolo è solo di natura meno evidente. L'abbiamo detto spesso, no, Maria Grazia, in questa trasmissione, chi ha un tema natale privo di opposizioni, di quadrati, quindi un tema natale apparentemente facile, ha una difficoltà in più che ha tutto, diciamo, come se gli fosse regalato, quindi non riesce a conquistarsi nulla, quindi poi la sua infelicità deriva da quello. Quando invece uno ha un tema natale con tutte queste opposizioni, ci lavora sopra, raggiunge una pienezza e una felicità nella seconda parte della vita che altre persone non conoscono. Non a caso, ripeto un altro concetto che mi piace ripetere sempre, tutti i maestri spirituali sono maestri spirituali e lo erano proprio grazie ai temi difficili che loro avevano di base. Quindi, se uno vede ad esempio il tema di Yogananda, vede delle opposizioni straordinarie, terribili, e se uno non sapesse che è Yogananda, direbbe: mamma mia, che vita sfigata che deve avere avuto questo soggetto, insomma, no? Con un Saturno opposto a Giove. Una Venere che mi pare che era, una Venere, non so se era congiunta a Saturno o quadrata a Saturno, quindi comunque anche con delle difficoltà sessuali, tutta una serie di problematiche che non aveva perché lui con un percorso spirituale fortissimo ha trasceso tutto ed è diventato Yogananda. E potremmo dire che è diventato Yogananda proprio grazie a queste sue posizioni. Quindi a questa lettrice direi: proprio grazie a questi casini evidentissimi dal tuo tema, subito appena uno lo apre, potrai raggiungere una seconda parte
fase della vita piena, serena e realizzata, godendoti la seconda parte della vita molto più di altre persone che invece, diciamo che si godono la prima parte, poi nella seconda cominciano a dire, però avessi 20 anni, cosa che ti assicuro. Noi del 65, 66, 67 non lo diciamo perché facciamo una tale fatica per arrivare a determinati risultati che io non tornerei a 20 anni manco se mi dessero milioni di euro, insomma. Ok, direi che siamo Certo. arrivati alla fine. Ok, sì, volevo soltanto aggiungere che in realtà Maria Grazia durante la sua analisi del tema Natale ha riportato alcune frasi di Anna, che tra l'altro sta ascoltando in diretta perché mi ha scritto adesso su Facebook, quindi sta ascoltando, adesso vediamo se avrà delle cose da aggiungere nel frattempo. Comunque, tra le altre cose, diciamo, che volevo leggere dei messaggi dei giorni scorsi di Anna, era proprio questo fatto che lei dice che dal 2008, proprio con l'ingresso di Plutone in Capricorno, è iniziata una metamorfosi dentro di me, così grande che se mi guardo indietro mi sembra di aver vissuto la vita di un'altra. Ma questa età è un po' dura da accettare, diceva appunto qualche giorno fa. E poi dice che negli ultimi 2 mesi ha avuto due interventi. Dice niente di irreparabile, comunque ha avuto due interventi chirurgici abbastanza importanti. E questo potrebbe essere collegato a questi transiti, anche di cui abbiamo parlato prima, quindi anche a questa presenza di Saturno insieme a Plutone. E poi vediamo adesso, forse ha risposto. Ah, dice: grazie, Aspetta, sono vorrei dire una commossa. cosa. No, vorrei dire una cosa. Non è che gli interventi chirurgici ce li ha avuti con Saturno, ovviamente, questa è la fase finale, ma è la malattia che ha contratto, negando se stessa, perché a furia proprio di dare amarezza, di avere, ricevere amarezza, di sentire questo peso lì quando neghiamo noi stessi, poi di fatto arriva la malattia e la malattia è da considerare come anche una possibilità di rinnovamento. E quindi in qualche maniera la malattia ci parla attraverso l'organo che si ammala. Quindi l'ascoltare la malattia è molto importante. Poi la risoluzione e quindi queste operazioni sono avvenute con questo transito. Però è chiaro che io contraggo la malattia quando la mia psiche quindi sta in una condizione di stress e si ammala il soma e si ammala il corpo di conseguenza. Quindi in qualche maniera l'ultimo tratto è questo qui, dove ha dovuto fare questi interventi, ma la sopravvenuta malattia è la conseguenza di una negazione totale di se stessa. Ora non deve colpevolizzarsi perché non ce l'ha fatta, cioè rientra in qualche modo in questa condizione e vorrei dirle di non pensare che ha sprecato la sua vita, perché già il fatto che ha compreso, già il fatto che sta cambiando, questo darà un impulso diverso anche al suo sviluppo quando sarà nel mondo spirituale, perché non dobbiamo pensare solo a questa vita, ma a quello che si rifletterà nel mondo spirituale e nelle future incarnazioni. E quindi il suo valore che sta venendo fuori, che c'è un valore innegabile in questo tema e quindi in questo momento lei sta trovando questo tesoro che era dentro di lei e che può fare la grande differenza. Allora, adesso Anna ha scritto di nuovo e dice che tu, Maria Grazia, hai centrato la parola chiave
della sua infanzia, Cenerentola, perché così la chiamavano, dice. E poi aggiunge: è vero che ho capito con pure. dolore. Eh sì, infatti, sono quelle cose che poi, che poi rimangono, proprio come scolpite nell'anima della persona, no? Beh, vorrei dire ad Anna una cosa, perché anch'io sono Capricorno, Anna, come te. Mia nonna, siccome davo già da bambina, manifestavo degli interessi che erano un po' particolari, e quindi per i miti, per le favole, per tutta questa cosa, anche se lei me le raccontava, diceva a mia madre: ma che ci farai con sta figlia? E mia madre rispondeva: e ci farò la birra. E mia nonna: ma nemmeno quella. Questo per dirti che poi ho fatto un lavoro su me stessa, i miei genitori erano convinti di avere in qualche modo, per un certo periodo, una figlia strana. Quindi una figlia che non riuscivano assolutamente a capire, e me ne hanno anche dette parecchie, eh. Però dentro di me io sapevo che avevo ragione io, proprio sentivo che avevo ragione, e quindi ho sempre fatto quello che percepivo giusto. E poi anche i miei genitori sono arrivati a chiedermi scusa. Sì, tra l'altro questa cosa me la ricordo perché l'avevi già raccontata in una puntata, insomma, veramente terribile ripensarci. Però tu giustamente sei andata avanti per la tua strada e questo è il risultato. Allora, sempre riguardo ad Anna, adesso leggo proprio in tempo reale i messaggi che ci sta mandando, dice: è vero che ho capito con dolore perché abbia permesso agli altri di farmi questo. Poi dice: tutto vero quello che ha detto Paolo, non vorrei mai tornare ai 20 anni. Sì, questa penso che sia una cosa comune a chi fa un percorso spirituale. È una cosa che dice spesso, ad esempio, Fausto Caro Tenuto. Dice: provate a pensare come eravate anche solo 10 anni fa e chiedetevi se vorreste tornare indietro a come eravate. Chi rimane ancorato, diciamo, a una visione prettamente materialistica, probabilmente dice: sì, tornerei indietro perché ero più giovane, perché potevo fare più cose per mille motivi. Chi invece è su un certo tipo di percorso risponde: no, non tornerei mai indietro perché quello che ho vissuto ha prodotto quello che sono adesso. E quindi non tornerei mai indietro nemmeno di pochi anni, figuriamoci ai 20 anni. Poi dice: riguardo al fatto che la chiamavano Cenerentola, dice: Cenerentola perché ero in campagna, in povertà, e stavo vicino al camino col paiolo a cucinare la verdura. Poi dice: la mia situazione era completamente diversa da quella di Maria Grazia. Mio padre era malato e frequentavo spesso gli ospedali, ero proprio in trappola. Ok, quindi questi sono un po' i commenti. Comunque, insomma, penso che Anna abbia capito il succo del discorso che abbiamo cercato di fare, che avete detto sia te, Maria Grazia, che Paolo. Può darsi che in un'altra vita, guardandola in prospettiva, lei magari dovrà diventare un medico, sceglierà di essere un medico, per esempio, perché spesso chi sta in una vita a contatto con delle sofferenze e quindi le conosce fin da bambino, poi può avere in una vita successiva una scelta. È che noi nel nostro materialismo pensiamo solo a questo piccolo segmento, infatti nell'antroposofia si ha per esempio una visione più ampia. Io so che oggi quello che sto in qualche modo immettendo nel mio essere sarà una cosa che troverò poi, mi resterà nel mondo spirituale e mi permetterà di intonarmi con delle forze, delle gerarchie
per cercare insieme a loro poi l'espressione successiva di una mia vita, che in qualche maniera sto già cercando di ordinare secondo una condizione di essere antroposofa e magari di poter curare gli altri, di fare il medico e tutto il resto. Quindi già in questa vita possiamo già predisporre, ecco, l'intenzione di cui parlavamo prima collegata alla funzione di Giove, la dobbiamo anche poter vedere in prospettiva. Ok, allora direi che possiamo chiudere qui anche questa analisi del tema natale di Anna che adesso ci ha scritto: grazie infinite a tutti voi, spero di avere la forza di mettere in atto tutto quello che hanno detto Paolo e Maria Grazia. Poi, allora, ci sono altri commenti. Allora, salutiamo Oli che tra l'altro ci aveva scritto anche in privato per il tema Natale e penso che uno dei prossimi temi sarà il suo, probabilmente il prossimo sarà di Yuri perché già ce l'aveva chiesto da un po' di tempo e quindi magari quello successivo potrà essere il tuo, Oli. Poi Monica che ci saluta e ci abbraccia anche lei. Poi Alessandro che dice: interessante l'opposizione tra Saturno e Urano. Roberto Sicuteri aveva messo enfasi sul tema della mania e della depressione, tra le altre cose. E infine abbiamo un'altra domanda sempre di Mirko che aveva scritto prima sul fegato e dice: Edward Schurè, se non ricordo male, associa a Giove il periodo precedente la civiltà, con le città ancora arroccate e protette da mura. Un dio ancora padre padrone, mentre con Apollo la città si espande e la vita diventa propriamente civile. E chiede Mirko, nel corpo come si interpreta questa relazione? Ma nel corpo fisico, beh, sicuramente dobbiamo pensare che il sole è il nostro io. Quindi quando prima facevo l'accostamento che aveva fatto Steiner su tutto il processo collegato alla situazione del sole, noi non possiamo dire che il ciottolo si arrotonda per via del sole. Ma in qualche modo è perché l'azione del sole sull'acqua, con l'evaporazione, fa poi scendere la pioggia e quindi la funzione di Giove è proprio questa. Beh, in qualche maniera l'elemento del sole è un elemento collegato alla dimensione cristica, all'io, all'io sono. Quindi il Cristo è proprio l'entità, possiamo dire cosmica, solare, portatore dell'io, e quindi Giove non può altro che rispondere ai comandi dell'io, quindi lavora sull'astrale, per cui tutta la dimensione olimpica, anche se Zeus è il re, però è di natura apollinea, quindi è di natura solare. Quindi non dimentichiamo questa condizione, per cui è chiaro che c'è tutta questa situazione in cui l'elemento del sole, che è poi collegato al cuore, è collegato quindi alla circolazione, è di fondamentale importanza. Diciamo, il cuore è l'organo in fieri del nostro futuro, è l'organo dell'io. E quindi capiamo benissimo che se il cuore si ferma tutto quanto, quindi in qualche modo è proprio lì dove noi manteniamo l'elemento della memoria, la coscienza, possiamo dire, innata, la consapevolezza innata è nel nostro cuore. Per cui, per questo, poi Schurè era un antroposofo perché ha scritto i grandi iniziati prima di conoscere Steiner e poi gli altri li ha scritti dopo la conoscenza
di Steiner, ma Steiner teneva in grande conto lo Churet e diceva che la vera storia è proprio quella che si apprende leggendo i grandi iniziati. Quindi di fatto si comprende benissimo il fatto che Apollo poi soverchi come elemento solare, come elemento diciamo attivo dell'io. Bene, allora non ci sono altri commenti, quindi mandiamo un abbraccio a questa nostra ascoltatrice Anna e ovviamente a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Quindi chiudiamo con io come ultimo brano finale di questa trasmissione ho voluto scegliere. Una canzone che ho in mente per il testo da qualche giorno, ce l'ho sempre in mente, ci ripenso spesso proprio per quello che sta accadendo a livello sociale, diciamo, anche questi provvedimenti che sono stati presi dal governo in questi ultimi giorni, quindi tutta questa situazione difficile che stiamo vivendo tutti noi. Questo è un brano dei Muse, che si intitola Resistance e dice proprio l'amore è la nostra resistenza ed è ispirato sia a questo brano che l'intero album è ispirato a 1984 di George Orwell, quindi racconta anche tutta la storia dei protagonisti, Winston Smith e tutto il clima, insomma, che chi ha letto 1984 conosce bene. E questo è un testo molto bello, secondo me, perché appunto già soltanto questa frase, l'amore è la nostra resistenza, secondo me dice tutto. Quindi chiudiamo qui la trasmissione. Un saluto e un abbraccio a tutti. Adesso Ciao a tutti. arriva anche Paolo a salutare perché si era allontanato un attimo, eccolo. Bene, grazie a tutti. Un abbraccio ad Anna, la nostra più grande comprensione, la mia più grande comprensione per essere nata in quegli anni terribili. E alla prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao, ciao.